partiti anche con questa seconda tappa del concorso Mister Mister Model qui al capitolo di Calcinato. Scaldiamo l'atmosfera con un applauso e salutiamo le nostre mister e i nostri mister di questa sera. Per la terza volta ci ritroviamo qua, io ringrazio naturalmente gli amici del Tapita che ci ospitano. Questa è una tappa che ha sempre portato molta fortuna alla vincitrice e al vincitore che hanno poi guadagnato la finale grazie al Tapita. Speriamo sia la stessa cosa anche questa sera. Ma intanto salutiamo e ringraziamo i nostri amici e i nostri mister, vi facciamo accomodare dietro il quint e tra poco si sfideranno per noi. E intanto io rammento coloro che sono qua questa sera e magari non c'erano nelle altre occasioni quello che succederà questa sera qui al Tapita. Le nostre ragazze e i nostri ragazzi si sfideranno in tre diversi momenti. Il primo sarà una sfilata in abito elegante, la giuria verrà chiamata a valutare il portamento e l'eleganza. Poi ci sarà una prova comunicazione nella quale faremo delle domande alle ragazze e ai ragazzi e naturalmente dovranno dimostrare di sapersi rapportare al microfono. Dopodiché la terza e ultima uscita sarà quella in costume da bagno per valutare la fisicità. Solo alla fine di questi tre momenti saremo in grado di fare tutti i conteggi e decretare un vincitore e una vincitrice che saranno finalisti insieme a coloro che hanno già vinto le tappe precedenti, cioè una, perché questa è la seconda tappa di questa 13ª edizione del concorso Mister Mister Model. Partiamo conoscendo la prima miss di questa sera, che si chiama Ilaria Mirta, è la numero 1. Thank you.
uscita delle ragazze e dei ragazzi del, in abito elegante, la giuria ha già valutato il portamento, diamo un minuto naturalmente alle ragazze per cambiarsi per il prossimo momento che sarà la prova comunicazione, e nella quale andremo proprio a parlare con loro, nel senso che io ho 40 domande in questa cartelletta, 40 domande di vario tipo, verranno naturalmente fatte, verrà fatta una domanda a ciascun concorrente e la domanda verrà scelta casualmente dal nostro pubblico di questa sera. Intanto però ti aspettiamo, vorrei scomodare un attimo Beatrice, puoi raggiungermi, perché tu sei il mio Johnny di questa sera, hai visto che sei anche tu una presentatrice, recupera il microfono, accendilo, perché dopo faremo una chiacchierata più importante, ma già adesso volevo che tu presentassi un po' agli amici del Tapita e la vostra realtà, cioè G di Ferro Team, da quanto esistete e di cosa vi occupate? G di Ferro Team esiste da un bel po' di anni ormai, Mario è Mario è quasi in decomposizione, quindi è un po' di tempo che esiste. Di base G di Ferro Team segue i concorsi, quindi seguiamo vari concorsi, per cui Mr. Certo. Li seguiamo principalmente perché il nostro obiettivo è quello di portare le tappe a fidanzati, amiche, nonni, parenti che magari la sera della data sono impossibilitati a venire. E soprattutto l'età ovviamente non parliamo di mesi molto basse, ma delle serate che facciamo. Soprattutto in questo modo, lasciando un video, diamo la possibilità alle ragazze e ragazzi di avere un ricordo della serata. E questa è una cosa fondamentale, perché al di là della ripresa di questa sera, però chiaramente chi è già qui se la gode dal vivo, però poi poter rivedere tra un anno, tra due anni, tra 30 anni, no? L'esibizione, una sfilata che magari è stata stasera, è una cosa che può far piacere e non è sempre possibile. Il vostro canale YouTube come lo troviamo? Cercando G di Ferro Team, ovviamente. Scritto G di Ferro, proprio come ce l'hai scritto tu, esatto, sulla fascia che indossi. Sulla fascia, esatto. Soprattutto sì. Su YouTube c'è una bellissima possibilità che è quella di scaricare il popolo. Ah, perfetto. Quindi, non è da tutti. Quindi, volendo, una persona qualsiasi può scaricarsi il video, magari averlo sempre nel telefonino e mostrarlo agli amici. E questa è una cosa molto bella. Senti, io ho visto più volte i vostri video su YouTube, anche se non tutti chiaramente, ogni tanto però mi sono soffermato su alcuni dei nostri, ho visto che ci sono anche dei commenti. Quali sono i commenti più originali che vengono fatti sotto questi video postati? Direi che ce ne sono parecchi, adesso non riesco proprio a sceglierne uno, quindi invito tutti a iscriversi al canale, a attivare la campanellina delle notifiche e a seguirci. Ecco, come avranno capito gli amici dall'accento di Beatrice, voi non arrivate proprio dalla provincia di Brescia, ma dal Veneto, giusto? Sì, siamo veneziani. Veneziana, sei anche tu? Come diciamo la sua collega Giulia? Io sono campagnola, diciamo. Sono da parte di papà veneziana, però vivo in campagna. Perché tu sai che la tua collega, Giulio Spinati, che sentiamo, che ogni tanto ci segue appunto in questi contesti, lei è proprio una veneziana d'oro che ci viene proprio a parlarci di Venezia. Io penso che venga pagata dal Comune di Venezia per la pubblicità alla Comune. Posso dire una cosa? Che quando dico che io sono di Venezia, per semplificare un po' le cose a chi non è locale, lei mi guarda e mi dice: senti, è una razzista, ha ragione. Tra l'altro va anche detto che Brescia è stata veneziana, quindi siamo un po' anche parenti, perché per un periodo siamo stati anche noi sotto la Serenissima. Grazie a Beatrice, facciamole l'applauso, poi ti disturberò ancora, stai pronta. Adesso invece le voci che sentiremo sarà quella delle nostre miss e dei nostri mister in questa prova comunicazione, quindi che entrino le miss. Fanciulle, allora 40 domande nella mia cartelletta, una domanda a testa per loro e tra poco vedremo cosa mi capiterà. Io purtroppo non ho la valletta questa sera, quindi consegno già il microfono alla numero 1, poi ve lo passerete e chiamo qui al mio fianco, quindi la miss con il numero 1, sul vostro applauso, lei è Ilaria Mirta. Ciao Ilaria!
Allora, vediamo un po', questa fanciulla vi dice un numero da 1 a 40, gentilmente? 36? Allora, domanda numero 36 per Ilaria. Stai attenta. Bella questa. Canta il ritornello della tua canzone preferita. Ok. Vai, vai. 1, 2, 3. Spingere e fa banana perché vuoi vincere. Come? No, non ci posso credere. Come è completo, eh? Italiana che te li intendi. Impagante. No, assurdo. Aspetta che mi allontano un attimo. Rifalla, rifalla, che voglio vedere lo spettacolo da qua, vai! Ok, 1, 2, 3. Spingere e far ballare la fresca vuoi vincere. Facciamo un applauso agli altri. Grazie. Poteva essere una domanda che metteva in difficoltà e invece l'ha presa benissimo, quindi ci piace. Brava Ilaria! Passa pure il microfono alla numero 2. Le rose, l'applauso per lei, eccola qua. Un numero da 1 a 40. 24, cara Mary. Quali tre libri porteresti con te su un'isola deserta? Harry Potter. Quale? Tutti e sette? Tutti e sette, vale per uno, dai, va bene. Ti dai la sfida da sola praticamente. Quali tre libri tra i sette di Harry Potter porteresti? Sono fortunata perché è il mio libro. Ok. Allora, la pietra filosofale. Quindi il primo. E i due doni della morte. Il primo e il secondo. Il primo, i doni della morte, va bene, è un libro solo, però per i film sono due, ma il libro è uno, quindi. No, sono due libri. Ma come sono due? Sono due libri. Ah. Enormi. Ma che edizione c'hai, ragazzi? No, ragazzi, ne ho due. Va bene, allora il 6 e il 7 portiamo via. L'1, il 6 e il 7. Perfetto. Io non ti dico nulla perché tu Harry Potter sicuramente lo conosci meglio di me. Qual è la cosa che ti piace di più della saga di Harry Potter? Draco Malfoy. Possiamo evitare di dare gli alcolici alle fanciulle prima di iniziare la serata? No, sto scherzando. Grande Draco, l'applauso per Mary. Ciao Sara, l'applauso per Sara, che è già qui, già pronta. Senti Sara, ti recupero una domanda. Signora, un numero da 1 a 40. 40. Raccontaci Sara fisicamente cosa ti piace di più di te e cosa invece ti piace di meno. Allora, che mi piace le smagliature perché ricordano i miei figli. Che bella questa cosa, è vero, ma lo sono perché lei è mamma, ragazzi, c'ha due figli questa ragazza. E che non mi piace invece la magrezza, troppo magra. Che però per alcuni sarebbe un punto di forza in realtà. Sì, però un po' più di ciccia ci vorrebbe. Brava, io sono d'accordo con te. Brava Sara, l'applauso. Numero 4, Elisa Gelmini. Continuiamo con l'applauso per lei. Numero 1 a 40. 18. Elisa, sei pronta? Più o meno. Allora, raccontaci. Cita il tuo proverbio preferito e poi ci spieghi anche perché è il tuo preferito. Bella domanda. Avrai un proverbio, ma guarda, ti aiuto, un proverbio oppure una frase, un aforismo, una citazione che ti rappresenta. Quelle che scriveresti a fuoco in casa tua. Si sa quel che si lascia e si sa quel che si trova. Ok, questo è un proverbio in realtà, chi lascia la strada vecchia per la nuova sa quello che perde ma non sa quello che trova. Perché ti rappresenta? Perché sono sempre, cioè io sono una ragazza molto insicura nel lasciare, diciamo, le mie abitudini. Diciamo che hai paura dei cambiamenti. Esattamente. Però sai perfettamente che i cambiamenti sono un fatto ineluttabile della vita e ci si potrebbe anche contare sui cambiamenti, perché a volte cambiare si cambia in meglio, giusto? Sì, molte volte sì. Brava Elisa, l'applauso! Facciamo l'applauso anche a Roberta Rizzo, la numero 5! Il comportamento in ballo qualcuno.
siamo, c'è la telecamera, le macchine fotografiche, va bene, un numero da 1 a 40, 8, Roberta. Bella questa, raccontaci come approcci con qualcuno per cercare di conquistarlo. Tutti i tuoi segreti di seduzione qua, buttati in piazza, vai. Prima di tutto lo guardo sugli occhi. Sugli occhi? Non negli occhi, sugli occhi. Ok, perché cosa vuoi carpire dallo sguardo di questa persona? Se c'è già un piccolo interesse da coltivare? Sì. O pensi che guardandolo dritto negli occhi lo conquisti? Penso che se lo guardo dritto negli occhi lo conquisto già. Così si fa, vedi? Così, bella decisa. Una volta conquistato, cosa succede? Quali sono le altre tappe? Gli altri step? Cerchi di capire se è intelligente, giusto? Sì. A me non piace bere, quindi non lo porterei a bere. Ok, cerchi di capire se è alcolizzato, quindi eventualmente lo eviti. Quali altre cose non ti piacciono in un'eventuale persona che vorresti frequentare? Che non fumi. Ok. Che gli deve piacere la musica. Buono. C'è qualche candidato qua, eh? Niente fumo, niente alcol, musica mi sembra delle ottime doti fino adesso. L'ultima, dai. Mi deve portare il console dietro la DJ perché a me piacciono i DJ. Ti piacciono i DJ? Però mi piace andare in discoteca, devo essere io a pilotare. Ti piacciono i DJ casalinghi, quelli che fanno il DJ a casa, giusto? In discoteca no. No, mi piacciono anche quelli in discoteca. Però non ci vai. Mi piace fare a me la DJ, io sono la DJ. Beh, potrebbe essere la coppia di DJ, no? Merck & Cremont invece sarebbe, che ne so, Roberta e Pippillo DJ. Va bene, Roberta Rizzo, consegni il microfono. Brave, 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 promosse per questa prova comunicazione, meritano l'applauso del Tapita, le nostre miss. E dei beni culturali. Devi scegliere questi ministri però tra i tuoi amici, i tuoi parenti, oppure anche tra personaggi dello spettacolo che non siano politici, però altrimenti non ci divertiamo. Chi mettiamo come ministro dell'economia? Allora, ministro dell'economia, dico Cobbe. Lui? Il numero due, ok, perché? Perché ci conosciamo ormai da un annetto e comunque... È bravo a gestire i soldi. Sì, gestisce le finanze. C'è la faccia da uno che diventerà un bravo commercialista, mi piace, va bene. Come ministro invece della pubblica istruzione chi mettiamo? Quindi alla scuola. Mia madre. Tua madre, perché? Perché se non andavo bene a scuola comunque impacchettava forte. Quindi serve più severità secondo te? Perfetto, perfetto. L'ultimo, il ministro dei beni culturali chi potrà essere? Qualcuno che tenga all'arte, alla cultura. Tu hai un ventaglio di scelte pazzesco nella tua vita, oltre alla mamma c'hai i due colleghi. Va bene, Gabriele, beni culturali, perché? Da quanto lo conosci Gabriele intanto? L'ho conosciuto proprio qui l'anno scorso. Ah, un anno fa l'hai conosciuto qua, quindi in questo anno hai approfondito la sua cultura artistica? Sì. È bravo, è bravo. Molto bravo. Come gestirebbe i monumenti italiani importanti? Innanzitutto è piazzato, quindi secondo me si metterebbe proprio davanti a un... Ah, lui può fare il monumento, quindi. Il monumento butta fuori. Perfetto, perfetto. Vabbè, ci piace. Ringraziamo il numero uno, Manuel. Promuoviamo il numero due, Lorenzo Conferri.
domanda qua nella sala speciale, un numero da 1 a 40. 13? Te l'ho pescato di là il numero, 13. Per quale cantante faresti carte false per andare a un concerto e magari poterlo incontrare o poterla incontrare nel backstage? Allora, la risposta sicuramente è Lady Gaga. Lady Gaga, ok, adesso ci devi spiegare perché. Le canzoni mi piacciono tantissimo e avendo visto qualcosa anche in ambito personale mi ritrovo un sacco con quelli che sono i suoi pensieri, la sua personalità, e quindi riuscire a fare due parole mi farebbe davvero piacere proprio a livello umano. Quindi ti piace come cantante ma anche come persona. Quale sarebbe o quale sarà, se ti auguriamo che ti possa capitare davvero, la prima domanda che faresti a Lady Gaga? Come si fa a essere così resiliente come ha fatto lei? Così resiliente, questo usa parole fornite, ragazzi, ci piace. E lei cosa pensi, se mi ha messo in un contesto che capisca la domanda, cosa pensi che ti risponderebbe? Tirare dritto e ignorarsi dei pareri negativi, non delle critiche fatte con un senso, ma dei pareri negativi buttati proprio lì, solamente per buttare giù. Bravo Lorenzo, ci piacciono questi ragazzi, sono una bella perla, eh. Vediamo il numero 3, Gabriele Massardi. Prendi l'applauso Gabriele intanto, poi vi rispondo una domanda. 1:40. 11. Caro Gabriele, oh, questo è semplice, chi vorresti essere per un giorno e per quale motivo? Mi serve di pensarci un attimo. Ecco, calcola che soltanto 24 ore potresti essere questa persona, ci devono essere dei motivi per cui ti piacerebbe reincarnarti per un giorno in una persona che potrebbe essere un personaggio vivente o anche un personaggio del passato, e hai campo aperto. Che ora chiude qua il locale? È il campo aperto il tuo giorno? Allora, la prima persona che mi è venuta in mente sarebbe The Rock di Dwayne Johnson, che è un... Dimmici anche chi è, che c'è gente che è come me che non lo sa, per esempio. È un attore, vi dico Fast and Furious. È Vin Diesel. Non è Vin Diesel, è l'altro. No, ha una faccia da uno che guarda Fast and Furious. No, giusto, va bene. Quindi mi sono fatto la domanda. Spiegaci perché 24 ore nel, diciamo così, 24 ore nei suoi panni, cosa faresti? Spero siano delle 24 ore che fanno parte di un set cinematografico, perché mi piacerebbe l'esperienza. E mi piacerebbe provare a essere così grosso. Mi piacerebbe essere lui fisicamente, ma anche lui come attore a questo punto. Esatto. Durante una scena importante. Qual è la scena più bella di The Rock? Per chi ha visto Jumanji, dico che gli invidio il suo sguardo bollente. Io penso che Jumanji l'ho visto, ma non mi ricordo lo sguardo bollente di nessuno. Però si vede che ho visto il film sbagliato. Va bene. È da recuperare. Gabriele Massardi, facciamo l'applauso. Dalle tue microfono. Rimettiti insieme ai tuoi colleghi e prendete un applauso tutti insieme, perché c'è una bella terna di mister questa sera. Grazie ragazzi, a dopo! E adesso rivediamo le nostre fanciulle in questa terza e ultima fase per valutarne la fisicità, ripartendo dalla numero 1, Ilaria Mirta. Proszę.
Mentre salutiamo Mary, accogliamo la numero 3, torna Sara Sandrini. Le ragazze e i ragazzi, ma che cosa hai visto che ti ha colpito particolarmente? La simpatia. Io devo dire che erano tutti molto simpatici, mi hanno fatto tutti sorridere. È stata proprio una sensazione molto piacevole, perché tante volte i concorsi, parlo anche da ragazza che i concorsi ne ha fatti, tante volte non c'è gioia e allegria, diciamo, tante volte c'è molta voglia di vincere e basta. Invece stasera ho trovato molti sorrisi, molte risate, tutti sorridenti,
mi è piaciuto molto. E come diceva il grande Charlie Chaplin, una giornata senza sorriso è una giornata buttata via, quindi noi non vogliamo buttare via le tappe, vogliamo che le tappe siano belle, vive, sorridenti. I ragazzi li facciamo appositamente parlare, comunicare anche con voi giurati, perché è importante che sappiate che c'è qualcosa anche dentro, no? Questi corpi che spesso sono molto belli, però hanno anche qualcosa da dire. Senti, quale sarà il punto di forza di questo video secondo te, anche grazie alle interviste che non hai ancora fatto ma che farai dopo? Interviste chiaramente. Interviste, poi quindi mi raccomando, rimanete con noi fino alla fine, perché poi ci saranno le interviste ai vincitori di Beatrice. Che altro dire? Perché mettere il like, perché mettere la campanellina su Gilifero Team? Perché innanzitutto è un team simpaticissimo, non lo dico perché sono di parte, non lo dico perché sono di parte. Cancelliamo con Photoshop. Soprattutto perché grazie a Gilifero Team scoprirete le novità del settore beauty, del settore delle stylist, quindi facciamo molte molte cosine interessanti. Beh, viva Gilifero Team! Ciao ragazzi! Siamo pronti per iniziare con le premiazioni, partiremo con i nostri mister. E quindi chiamerei qua i nostri tre fanciulli di questa sera sull'applauso del Tapita. Poco da fare, c'è solo una fascia, quella di vincitore, ce n'è una a disposizione e verrà assegnata da Barbara. Vieni cara, prendi l'applauso. Barbara che rappresenta proprio il Tapita e che adesso fascerà il fanciullo che invece rappresenterà il Tapita l'anno prossimo nella finalissima, quindi stiamo per conoscere e scoprire il nostro secondo finalista di quest'anno che si unirà a Filippo e insieme e a tanti altri nel corso ovviamente di tutta l'estate, abbiamo un sacco di tappe, anzi vi invito a rimanere sintonizzati anche sul nostro Facebook, Instagram, dove trovate le varie tappe, Missione di Scarpò dell'Italia, chi vuole essere milionario. Vince il titolo di Mister Calcinato Tapita, il numero 1, Manuel Rossi. Finale. Quanto riguarda le miss, la cosa è più complicata perché pensate, abbiamo 5 fasce, ma sono 5 anche le ragazze, le creiamo tutte, giusto? 5 fasce, però soltanto una chiaramente è quella importante, le nostre miss! Allora, visto che ci sono 5 fasce a disposizione, è inutile che mi dica che stasera tutte e 5 avrete una fascia. Però partiamo con quella social, che quindi è una fascia sovrapponibile, una fascia che viene assegnata non dalla giuria di questa sera, ma che è già stata assegnata dal popolo di Facebook attraverso i like messi sui composite pubblicati nei giorni scorsi. Chiamo Alberto Conti. Simone, vieni Simone, l'applauso per lui, anche lui rappresenta il Tapita, perché Alberto si è rifugiato in shopper. Allora, fascia social per la numero 3, Sara Sandrini. Tu Sara sei anche fra le prime 5, quindi prenderai comunque un'altra
in che posizione, però vi dico già cosa faremo. Ovviamente non posso fare quinta, quarta, terza, seconda, perché altrimenti la prima non c'è suspense. Quindi io premierò dalla quinta, la quinta e la quarta classificata. Lascerò il podio, dopodiché premierò la prima classificata. E dopo premieremo anche la seconda e la terza, così teniamo un po' di suspense, altrimenti arriviamo che non c'è più pathos, giusto? Come diceva quella famosa cantante, vabbè. Quinta classificata, a fasciare c'è Beatrice Tomada, di G di Ferro Team, vieni cara, una miss che fascia un'altra miss. E al quinto posto c'è la numero 5, Roberta Rizzo. Procediamo con la quarta classificata, Flavio di Namaste Shindo, che propone la fascia di quarta classificata ma anche un premio per la fanciulla che si classifica al quarto posto. Quindi Miss Namaste Shindo, quarta classificata, è la numero 4, Elisa Germini. Come detto, adesso invece procediamo con la vincitrice. Noi abbiamo tre ragazze, tutte e tre bellissime, tre diverse bellezze, due more, una bionda, tre ragazze molto diverse tra loro, soltanto una di loro vince la serata. Quindi Mary, prepariamo la base della vittoria e io chiamo Simone a premiare la fascia e la coroncina. Clou, però poi non andatevene, perché poi procederemo comunque anche alla fasciatura della seconda e della terza classificata, rimanete con noi. Però adesso ci godiamo al momento più importante, quello in cui scopriamo la seconda finalista di quest'anno, che raggiunge naturalmente la fanciulla che ha già vinto la tappa a Doppio Pino. Uno, la seconda e la terza classificata e scopriremo anche se la giuria è stata un po' lanzarona e ha semplicemente dato la classifica in base ai numeri, perché quinta è arrivata la 5, quarta la 4, prima la 1, adesso voglio vedere se è arrivata seconda la 2 e terza la 3. La giuria è così. Terza classificata a premiare, c'è Davide Gonzini. Dai, dai, il nostro meraviglioso hairstylist. E al terzo posto c'è la numero 3, Sara Sandrini. Vai, vai, Daniela, City Sport, premiare la sera. Beh, ferma, che ho ancora, chi ti ha detto che sei tu? Non ti ho ancora chiamato, aspetta un attimo, magari c'è una nascosta. Dobbiamo fare le cose con tutti i crispi. Al secondo posto c'è la numero 2, Mary Le Rose. Thank you.
adesso mi ci metto io qua, vorrei Ilaria al mio fianco, ma anche Manuel, vieni, vieni caro, cuore, abbiamo tantissime tappe da fare, trovate l'elenco sui social, venite a trovarci per gustarvi altre serate di bellezza. E devo